Allora, salve a tutti, mi ripresento. Io sono Nicola Corti e studio informatica alla laurea magistrale qua a Pisa. Allora, nella vita faccio il programmatore, mi occupo di sviluppo ad alto livello, quindi programmazione oggetti, in particolar modo nel campo mobile e dell'interazione uomo-macchina, interfacce, wearable, eccetera, eccetera. Però il talk che farò oggi tratterà di tutt'altro, che è il Raspberry Pi. Chi è che conosce cos'è il Raspberry Pi? Invece chi non ne ha mai sentito parlare? Vabbè, siamo su quasi un 55. Allora, il concetto che voglio che passi, che secondo me è il più fondamentale di tutti, è che il Raspberry Pi è un computer. Ok? È un computer a tutti gli effetti. Ha fondamentalmente le stesse capacità che ha un computer desktop, come ho messo laggiù in figura. Allora, quindi, le stesse cose che voi potete pensare di fare con un computer fisso, potete riuscire in un qualche modo a farle anche con un Raspberry. Di fatto è un single board computer, che è fondamentalmente un calcolatore realizzato all'interno di uno stesso chip. Quindi noi abbiamo un chip unico, dove dentro abbiamo tutte le funzionalità necessarie per far funzionare un calcolatore, che sono la memoria RAM, il processore e tutte le varie periferiche di input-out. La cosa però che rende veramente forte il Raspberry Pi è che è più piccolo, è molto più piccolo, ok? Fondamentalmente è grosso quanto una carta di credito, ok? Può essere tenuto in mano, può essere trasportato facilmente, ha delle richiede delle risorse energetiche molto più basse rispetto a un computer grande, quindi può essere messo in luoghi dove un computer fisso ha difficoltà a stare, sia per questioni di rumore sia per questioni energetiche. E poi soprattutto funziona con Linux, il che rende a noi linuxari una grande gamma di software e di possibilità che possiamo realizzare con questo Raspberry. Qui lo vediamo in tutta la sua magnificenza, di fatto, come ho già detto, è grosso quanto una carta di credito, niente di più, e poi ora vi presento piano piano quelle che sono un po' le varie funzionalità. Intanto prima un pochettino di storia. Raspberry Pi nasce nel Regno Unito e ha alle spalle una fondazione che è la Raspberry Pi Foundation. Questo è il sito internet dove potete trovare tutte le informazioni, pubblicità, eccetera, e nasce con l'intento di creare un computer per avvicinare i giovani alla programmazione, ok? Perché è un sistema integrato da cui, dandolo a una persona, collegandoci le varie cose, si può iniziare a programmare, ok? Per la didattica, perché si possono, invece di stare a comprare 20 computer desktop da 500 euro l'uno, possiamo comprare 20 Raspberry e risparmiare molto, perché tanto alla fine le cose che dobbiamo fare con un computer, che gli studenti devono fare con un computer, sono le stesse che si riescono a fare con un Raspberry, e appunto che sia economicamente accessibile, che non costi un esubero, perché chiunque deve poterlo comprare. Allora, questa è un po' la struttura della scheda. Allora, intanto dentro abbiamo una CPU Broadcom 700 MHz con architettura ARM, che è un po' l'architettura su cui si basano tutti i device Android che sono in giro adesso. È un'architettura che permette di far funzionare, di fare un grosso, comunque una grossa mole di calcolo utilizzando poca energia, che è un po' la stessa problematica che hanno i cellulari, riuscire a fare operazioni senza ammazzare la batteria del cellulare. Abbiamo 256 MB di RAM o 512 a seconda del modello. Poi l'alimentazione avviene attraverso una porta micro USB, che è la stessa che avete per caricare il cellulare. Ok? Quindi anche su queste rimaniamo sullo standard e non andiamo con altre prese complesse. La parte di hard disk, comunque memoria fissa, non volatile, è svolta dalla card SD che si inserisce, dove carichiamo il sistema e abbiamo tutto lo spazio dove poter memorizzare i nostri file. E poi abbiamo due interfacce video, un HDMI e un'interfaccia RCA, che permettono di collegarlo a uno schermo HD e riesce a supportare risoluzioni fino a 1080p, o a un vecchio schermo RCA, quindi comprese scarpe, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'interfaccia audio per la RCA, una presa Ethernet 100 megabit e due prese USB. Okay. Allora, quello che vi sto facendo vedere lì, che poi è anche lo stesso che ho in mano, è il modello B, perché dei Raspberry esistono vari modelli. Ok?
Qui abbiamo un po' una tabella riassuntiva. Quello che in genere è consigliato è il modello B, perché a differenza del modello A, il modello B ha l'interfaccia di rete, ok? Il modello A è ancora più economico, però non ha l'interfaccia di rete, per cui ci abbiamo pensato per altre cose. Io consiglio, se qualcuno vuole avvicinarsi a Raspberry, il modello B o il modello B Plus, che ha 4 prese USB, non ha la SD ma la micro SD per una questione di spazio, e ha un consumo in termini di elettricità servita minore, che siamo su 600.000 A, che siamo su 600.000 A, e come prezzo, bene o male, sì, sono abbastanza vicini fra di loro. Il prezzo, parlando del prezzo, queste schede si trovano online a circa 35 euro. Allora, vediamo a cosa ci serve per far partire il nostro Raspberry oltre la scheda. Allora, intanto un alimentatore. Io qua ho l'alimentatore originale del Raspberry, che dà un output a 1200 mA. Comunque, un qualsiasi alimentatore micro USB va abbastanza bene, perché non sia un alimentatore da 2 A, che è quello per i tablet, che eroga troppa energia. Una scheda SD, e allora, qui il top sarebbe avere una scheda da almeno 2 GB, ok? Meglio se da 4. Una cosa molto importante quando si considera l'SD è la classe, che è, ora non si vede, però sulle schede SD c'è un numerino cerchiato, e è bene che siano almeno, se possibilmente, di classe 10, perché vuol dire che hanno capacità di lettura e scrittura più elevate rispetto a quelle di classe più bassa. Una scheda di classe 4 può avere più difficoltà ad aprire un file, a fare operazioni. Poi, la connessione a internet. Qui, allora, non è obbligatoria la connessione a internet, come tutti i computer possono funzionare anche senza internet, però il bello con cui iniziare a giocare con questi Raspberry è avere anche internet connesso. Poi una mouse e una tastiera USB, assolutamente non PS2 ma USB, perché il Raspberry ha solo USB. E poi il monitor. Allora, il monitor, il top sarebbe quello con interfaccia HDMI o DVI, con un adattatore HDMI-DVI. Io sconsiglio il monitor VGA, perché bisogna prendere un adattatore HDMI-VGA che ha un costo elevato, perché c'è da fare del processing dentro. Quindi, se possibile, un monitor HDMI oppure un televisore connettato a RCA. So che la qualità di un RCA è veramente orrenda, e quindi vi consiglio, se volete utilizzare Raspberry, il monitor HDMI. Allora, può essere espanso con altri diciamo, add-on che possono rendere la nostra esperienza con i Raspberry un po' più divertente, che sono intanto la bicamera, che c'è un attacco sulla board per attaccarci una telecamera come questa, che permette di utilizzare Raspberry come telecamera in casa o per fare altre operazioni che comunque coinvolgono la registrazione delle immagini. Un touchscreen LCD per utilizzare proprio il device in loco, cioè senza avere un monitor che ci vincola. Dall'altro, avendo un touchscreen, possiamo iniziare a pensare di avere anche delle batterie esterne che alimentano il Raspberry, per cui svincolarci dalla rete elettrica, e a quel punto diventa proprio un device a tutti gli effetti. Una USB, in particolar modo, siccome le prese sono due e uno potrebbe riempirle subito con il mouse o con la tastiera e non avere altro posto, può essere il caso di comprare un hub. Per gli hub io consiglio di andare a cercare online un hub che sia certificato e funzionante con i Raspberry, in particolare su tante prese che sia autoalimentato, perché l'alimentazione che arriva qui comunque è poca, e evitiamo di iniziare ad attaccarci hard disk esterni che non hanno alimentazione, hub che non hanno alimentazione, perché poi i device non funzionano. Poi possiamo attaccarci un dongle wifi Bluetooth a 3G per dare la connettività anche in assenza di cavo di rete. E poi, beh, il case. Allora, sembra una cosa banale, però in genere io sono stato per un anno senza case, però fondamentalmente la scheda è abbastanza esposta, perché se per caso succede qualcosa ci sta che sia una pinne o qualcosa che si rompe. Per cui case costano veramente una sciocchezza, 6-7 euro, se non li volete pagare ci sono anche le istruzioni online per fare il vostro case di cartoncino, oppure ci sono le istruzioni per fare con i pezzettini della Lego. Comunque, ecco, il case comunque è una cosa da non trascurare. Per l'acquisto, allora, in genere il principale distributore dei Raspberry è RS. Voilà. Ci sono anche questi altri shop che lo vendono, però si può trovare anche su qualsiasi altro shop di elettronica, come può essere Amazon. Il prezzo, come dicevo, si aggira intorno ai 35 euro.
se volete comprarvi Raspberry, più case, più alimentatore, più schede SD, andate sulla cinquantina di euro, su per giù. È troppo. È troppo? No. Beh, insomma, i pezzi sono quello che sono. Allora, cosa ci mettiamo dentro? Diciamo, tutto il sistema sta sulla scheda, ok? Quindi abbiamo varie opportunità di sistemi che possiamo mettere dentro. Allora, il più utilizzato da tutti, il sistema più comune, è Raspbian. Raspbian è una versione di Debian. Debian è una distribuzione di Linux. Linux è un sistema operativo libero. Allora, Linux, Debian è una versione particolare di Linux, con molto famosa per il suo sistema di gestione dei pacchetti. Raspbian è stato preso Debian e adattato in modo che funzioni su Raspberry, quindi con architettura ARM, che è fondamentale. Cioè, non pensate di poter andare online e scaricare Skype a 32 bit e mettercelo, perché il Raspberry non è a 32 bit, il Raspberry è ARM, che è un altro tipo di architettura. Bisogna trovare l'applicazione compilata per ARM. In particolare Raspbian ha dei repository con una marea di applicazioni che ci permettono di fare tutte le cose basilari per avere un computer casalingo. È entrato da un famoso comando apt-get install, che è il comando del gestore pacchetti di Debian per installare nuovi pacchetti, per cui ci possiamo divertire e vedere cosa riuscire a fare. Questo è il link della distribuzione. Altri due che mi sento di citare sono RaspBMC e OpenALEC. Allora, sono due distribuzioni che incorporano XBMC, che è un media center e permette di trasformare il vostro Raspberry in un media center, che è proprio un box che si attacca alla TV e vi permette di vedere film, fare streaming, vedere cose su YouTube, ascoltare la musica, distribuire i vostri file su tutta la rete domestica, eccetera eccetera. Tra l'altro, il chip grafico del Raspberry riesce a fare il decoding dell'H264, che sono quei file .mkv abbastanza pesanti, che sono, diciamo, in genere quando si rippano i Blu-ray si va a finire in quel formato lì. E il fatto che un computer così ridotto riesca a fare uno streaming di una cosa sufficientemente compressa e pesante come quella ha molto da dire, perché, insomma, è una scheda che costa poco, però la potenza non gli manca. Allora, ora vi presento un attimino quelli che sono un po' di use cases, quindi possibili casi d'uso del Raspberry. Allora, giusto per dare un attimino l'idea a chi si avvicina al mondo Raspberry di che cosa possiamo fare con questa schedina che costa così poco. Allora, intanto, come dicevo adesso, media center. Allora, possiamo collegare al Raspberry un hard disk esterno con i nostri file, oppure configurare il Raspberry perché vada a pescare da un altro sistema i nostri file multimediali e ce li faccia vedere in streaming. Tra l'altro, se usiamo XBMC, possiamo utilizzare i nostri cellulari Android come telecomando, perché c'è un'applicazione che si chiama XBMC Remote che ci permette di collegarci al media center e di controllarlo direttamente dal cellulare. Possiamo utilizzarlo come computer domestico, tra poco vi farò vedere come. Comunque, fondamentalmente browser, gestione dei file, terminale, tutte le varie operazioni che possiamo fare con un computer casalingo si possono fare benissimo con un Raspberry. Certo, non potremo fare editing video magari, ecco, quello no. Però, comunque, per un genitore, per un amico che ha bisogno solamente di navigare, questo è un grosso risparmio di spazio. Possiamo farci un torrent server, cioè al solito collegarci a un sistema di archiviazione e lasciarlo acceso 24 su 24 con un demone torrent che scarica, e noi collegarci tramite un'interfaccia. Per esempio, qui abbiamo Transmission, che è un client molto famoso su ambiente Linux. Collegarci attraverso un altro computer, andare a vedere se i file sono scaricati, bloccare, far partire nuovi file. Allora, lo possiamo usare per la home security. Qui abbiamo una camera che è stata sventrata e c'è stato installato dentro un Raspberry con la camera, e può essere utilizzato per fare registrazione continua, elaborazione di immagini in ambiente infrarossi, eccetera eccetera. Poi un altro progetto che mi sento di voler nominare è Scratch. Allora, Scratch è un software che troviamo già preinstallato all'interno di Raspbian e serve per avvicinare i bambini, i ragazzi, alla programmazione. Fondamentalmente abbiamo un personaggino da comandare, ok? E abbiamo dei costrutti che possiamo utilizzare, che
che servono a formare nelle ragazze la mentalità verso la programmazione. Cioè, cos'è un ciclo? Cos'è una condizione? Se succede questo, allora fai questo, oppure ripeti questa cosa tante volte, eccetera, eccetera. Ok? Il fatto proprio fornito all'interno del Raspberry, dentro RAS, piano per piano, proprio un ecosistema che avvicini gli studenti, i bambini alla programmazione. Poi, vabbè, qui si va nell'altro, cioè nelle cose un po' più avanzate che magari non si capirà di fare. Allora, questo è un cluster di Raspberry, ok? Fondamentalmente sono svariato il numero di Raspberry collegati fra di loro per fare calcolo distribuito. Perché comunque ricordiamoci che il rapporto comunque del calcolo effettuato dal Raspberry fratto l'energia è molto buono, cioè riusciamo comunque a fare tanti calcoli spendendo non tantissima energia. Per cui ecco, magari un server parallelo a 24 core avrebbe fatto molto meglio di loro, ok? Però per una persona domestica che avesse bisogno di fare calcolo distribuito, questa può essere la soluzione. Ora non so se qualcuno di voi ha bisogno di fare calcolo distribuito, previsioni meteo o così simile, però comunque questa è una delle cose che si fa. Altro, sempre un cabinato arcade, cioè è stato messo un Raspberry all'interno di un cabinato, installato un emulatore tipo MAME e configurato tutti i vari pulsanti in modo che si interfacciassero con il Raspberry, e di fatto questo è un box arcade dei tempi. Oppure questo, l'ho trovato online, sono 40 lattine di birra, un Arduino e un Raspberry fanno una tastiera da PC. Cioè loro hanno preso le lattine, ora qui non si vede bene, però qua sopra c'è scritto la lettera e la persona visitando sulle lattine aveva di fatto una tastiera. E poi vabbè, in ultimo abbiamo un drone che adesso va tanto di moda, pilotato da un Raspberry. Allora, piccola nota, prima c'è l'Arduino. Allora, io personalmente sono amante dei Raspberry e odio un po' di Arduino, perché io sono più ad alto livello. Il bello dei Raspberry è che vi dà un'interfaccia appunto ad alto livello, cioè più avete i software che girano su un computer base, avete Bash, avete server SSH, server FTP, server HTTP, quello che vi pare. Di là è un po' più lato hardware, ok? Cioè se dovete controllare, mi chiedevano una porta di casa con i Raspberry, così io non so darvi una risposta, di sicuro collegandolo a un Arduino sì, ok? Perché laggiù è tutto collegamenti hardware, eccetera, eccetera. Poi se c'è qualcuno che è esperto di Arduino, fate il seminario su Arduino, io vi faccio questo da Raspberry. Allora, siamo arrivati alla pratica. Allora, come si configura il Raspberry una volta comprato? Allora, immaginiamo che noi siamo arrivati a casa, si è arrivato il nostro Raspberry senza nulla, non abbiamo né scheda né niente. Il nostro primo problema, a parte connettere le varie cose, sarà di mettere qualcosa su questa benedetta scheda SD perché questo Raspberry la riconosca e parte. Allora, fondamentalmente il tool che io consiglio di utilizzare perché è la prima volta che usa il Raspberry è Noobs, che sta proprio per Noob, quindi Nabbo, una che è la prima volta alle armi, che però in realtà è un acronimo che sta per New Out of the Box Software. È fondamentalmente un manager che si occupa di far decidere all'utente quali sistemi operativi installare e che cosa andare a mettere dentro il Raspberry. Allora, Noobs è seguito direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, per cui sul loro sito troviamo tantissima documentazione, ci sono addirittura, ho visto su questa pagina, c'è un video che spiega passo passo cosa fare. Se prendete la scheda, fate questo, questo e quest'altro. Quindi è fatto molto bene e davvero è a prova di dummies, cioè non ci si può assolutamente sbagliare. E se uno però avesse addirittura difficoltà, esistono delle schede SD con Noobs già preinstallate dentro, per cui si possono ordinare, quando uno ordina Raspberry già la schedina preconfigurata, per cui mette dentro attacco pronto. Allora, fondamentalmente i passi sono pochi, si va sul sito, su questo sito internet qui, abbiamo due alternative, la versione offline, che contiene già tutto in pancia, sono 700 MB, e la versione light, che però richiede una connessione internet, perché bisogna di scaricare altri componenti, vi consiglio di scaricare l'offline se possibile. Si va a formattare la schedina SD con file system FAT32, importante. Signori, veloce. Dopo che abbiamo formattato, apriamo l'archivio che abbiamo scaricato e ci copiamo dentro tutte le cose, banalmente. Inseriamo la schedina dentro il Raspberry
e facciamo i vari collegamenti del caso. Quindi Ethernet, io consiglio almeno la tastiera, di non ritrovarvi col mouse, perché se dovete scrivere le cose, password, non utente, è bene avere la tastiera. Alimentazione, monitor, eccetera eccetera. Il Raspberry inizia ad avviarsi e a un certo punto appare un menu di scelta e chiede quali sistemi operativi vuoi installare. Quelli che hanno la scheda SD al lato sono quelli che lui ha già dentro, quindi non ha bisogno di scaricare. Quelli che hanno invece il cavo di rete sono quelli per cui lui necessita di una connessione, perché ha bisogno di scaricare l'immagine online. Una volta che qui vi mostra anche quanto è lo spazio sulla vostra scheda e quanto spazio occupa l'installazione, fate via, lui inizia a scaricarsi le cose, vi dice quanto tempo manca e alla fine vi dice terminato. Quando lo riaccendete appare una specie di bootloader che vi fa scegliere il sistema operativo che volete avviare. Okay? Quindi potete avere sulla stessa schedina Raspbian, Raspbian PMC e tutti i vari sistemi operativi di cui avete bisogno, magari per fare delle cose. Tenetevi conto che occupano spazio, siamo su spazi ridotti, cioè a 16 giga, a 32 giga, un sistema può occuparne anche 2 o 3, quindi non installate ne 10 perché magari poi rimanete soffocati dai sistemi operativi e non avete più spazio per metterci un filmato. Allora, questa è la parte teorica, è finita. Ora vi faccio vedere un attimino un Raspberry in azione, su cui io ho già fatto partire Nubs ieri sera, si è installato le sue cose, ho attaccato l'interfaccia HDMI al monitor, ho attaccato un mouse e una tastiera USB e ne ho messo dentro una schedina. Ora qui ho commesso l'errore perché dentro c'è un adattatore con una microSD classe 4 da 8 giga, quindi è la cosa una paccosa, vabbè, passa, ma comunque la mettiamo qui. Attacchiamo la linea. E ora inizio il boot. All'inizio mi chiede quale sistema operativo avviare, io ho messo Raspbian, Arch Linux e Raspbian PMC. Faccio partire Raspbian. Vabbè, fa un classico boot di una distribuzione Linux. E dopo qualche istante si mostra il desktop con le cose classiche. L'ambiente desktop di default è l'XDE, che è un ambiente un po' più leggero rispetto a GNOME o KDE, apposta per permettere che il computer non si impalli troppo ad aprire una cosa. Pronti. Adesso il sistema è pronto. Ora è staccato dalla rete, però se avessi internet potrei navigare tranquillamente. Io ho i vari software già preinstallati. Ah, per chi gioca, per i gamer, esiste anche una versione di Minecraft ricompilata per ARM, che ho già installato qui, Minecraft qui. E niente, comunque davvero le possibilità sono tantissime. Cioè se uno va online e scrive 10 cose fatte con il Raspberry ne trova paginate e ci sono le cose più assurde, veramente. Adesso sono a disposizione per le vostre domande. Vai. Io non sono mai riuscito a installarci Flash. Flash è il male. Qualsiasi cosa che lo eviti. Allora, io ti consiglierei di francamente io, ora io l'ho venduta tanto come computer domestico, ma secondo me il suo vero scopo per me è un server domestico. Cioè, io non ho interfacce grafiche, ho il Raspberry, rete, alimentazione, lasciato lì, dimenticato, e poi quando ho bisogno di far scaricare un torrent o avere determinati servizi lo faccio partire. Per il Flash ti consiglierei di provare a installare Chromium, perché non supporta Flash preinstallato quei browser. Certo, se vi è una versione di Flash ricompilata per ARM. Non so perché, cioè insomma, stiamo cercando di uscire dal mondo di Flash, quindi non ti so dire se qualcuno ci si è messo e l'ha ricompilata, forse sì. Certo, quella può diventare quel genere di operazione onerosa, perché Flash comunque è una cosa che tira sulla CPU tantissimo. Ma te prima parlavi con installandoci dentro il server multimediale, sì? Potete vedere i video su YouTube. Sì, guarda, te lo faccio. Ma come li vedi se non... ti faccio vedere.
Cioè, allora non ti farò vedere un video su YouTube perché non ho connessione internet. Faccio partire il media center. Comunque, fondamentalmente fai partire XBMC, vai nel plugin di XBMC, se uno si chiama YouTube, lui... Anche i codici integrati? Sì, 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 assolutamente. Solo quelli? Grazie, no, cambia la SD. Non penso. Quello è proprio un media center a tutti gli effetti, eh? Cioè, se ho veramente svariati plugin per il video, per cui te puoi scegliere di collegarti a Vimeo, a YouTube, a... Io per esempio i video su YouTube, vedi lì, ti fa loggare, chiedere un utente password, ti carica anche le tue playlist, insomma le varie cose. E poi è comodo soprattutto averci la possibilità di comandarlo dal cellulare, perché magari uno ha la televisione messa in un posto e non vuole alzarsi col mouse e la tastiera ogni volta, e col cellulare c'è proprio l'elenco dei video, premi, ti parte. L'interfaccia con il cellulare cos'è? No, l'interfaccia con il cellulare è wifi. Cioè uno comunque ha bisogno della chiavettina wifi. No, perché questo si collega... ah, ho capito, c'è un indirizzo. Esatto, ha un indirizzo IP privato della propria rete, quindi indipendentemente da protocollo di connessione, sia wifi o ethernet, l'indirizzo è quello. Sì, c'è da andare un attimino a configurare nelle impostazioni, digli accetta le connessioni esterne su questa porta, e poi dentro l'app gli dai l'indirizzo IP suo. Tra l'altro quando lui si collega a internet dice connessione a internet stabilita, il mio IP è, e te lo visualizza. Scusa, il discorso della connessione con il cellulare? Sì. Oppure che ci sia un sistema operativo Android che può fare... Allora, iOS non lo so, Android è di sicuro. Sì, Android è di sicuro. Vediamo un po' se ci va installato l'app. Sarà il supporto del protocollo DLNA, mi sembra. No, è una cosa che va su HTTP se non sbaglio. Ah. Per esempio, ora io sennò mi dice che non ha trovato l'host perché io non sono collegato alla rete wifi, lui non è collegato a internet e non c'è la rete wifi. Però lui fa connecting, remote control, connect, adesso continua a connettersi fin quando non lo trova, poi quando si connette appaiono tutti i comandi next, pausa, eccetera eccetera. Comunque fondamentalmente si funziona tramite internet. Tra l'altro, in merito a quello, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che se uno va sul browser, su un qualsiasi browser, mette l'indirizzo IP e la porta del media center, dovrebbe esserci una sorta di interfaccia web minimale che consente di controllare comunque il media center. Certo, non è l'app, l'app è nativa e quell'altro è una pagina web, però comunque uno può riuscire a controllare anche lì. XBMC Remote. Vai. Ascolta, lo consiglieresti per uno studente che impara a programmare? Sì, allora, fondamentalmente per uno studente di che livello? Proprio basta, no? Deve decidere se comprarsi un portatile, un fisso o magari questa cosa qui risparmiando un sacco di soldi. Allora, questo qui è un buon punto da cui iniziare, senza dubbio. Cioè, per la programmazione, diciamo, io dico basso livello, però per programmare in C, Python, questo genere di cose qui che non richiedono grosse interfacce grafiche o grosse interazioni con altri device o che buttano la CPU a palla, può andare bene. Cioè, se uno deve iniziare a imparare come si ordina un array, questo va bene. Se uno deve iniziare a fare dei lavori un po' più complessi anche sulla creazione dei file, ci si può riuscire. Certo, se devo fare un videogioco, mi Raspberry non lo faccio. Quindi con 200 euro uno avrebbe tutto, tastiere, sì, mouse... perché con 100 euro il monitor te lo porti a casa. Questo qui, con 50 euro ti compri tutto il box, eccetera, eccetera. Mouse e tastiera, se sei fortunato con 10 euro te la cavi. E quindi sei a posto. Per dirti, ora io non ti farei pubblicità ai progetti che non ho fatto noi, però come scout, quest'anno a Pisa c'è stata la lotta nazionale, tutti i 90 computer che avevamo a disposizione per le varie segreterie erano dei Raspberry. Funzionavano in modalità thin client, cioè loro avevano un sistema e poi caricavano un'istanza su un server remoto, e il server che effettuava i calcoli e mandava in streaming il desktop. È una cosa un po' più complessa, però perché noi avevamo bisogno di fare delle operazioni. Esatto. Sì, e poi magari uno si collegava qui, si collegava, poi andava un altro Raspberry, si voleva ricollegare, voleva trovare le finestre aperte. Ok? Per cui è possibile, cioè davvero ci si fanno i laboratori per i ragazzi con i Raspberry, no? Appunto perché, cioè, molto spesso i computer desktop hanno una potenza di calcolo maestosa e vengono utilizzati all'1x.
però li paghi, eh? Li paghi al 100% di loro forza. Un corso di lab, un insegnamento di programmazione 1 del genere, ma è una proposta che sì, hai per degli studenti, certo, per non farli dissanguare. No, no, assolutamente. Altre domande fuori, magari abbiamo finito il tempo. Sì, esatto, siamo fuori con il tempo. No, ci siamo comunque. No.